Spesso abbiamo fatto dei passi falsi, magari dopo grandi prestazioni, e la nostra crescita passa anche da queste partite, da quelle col Torino, dove dovremo dimostrare di essere una squadra che comincia a maturare, nonostante ha tanti ragazzi giovani in squadra. Certe batoste spero che siano servite di lezione. Ecco, cosa ha insegnato questo primo girone che è terminato la tua squadra? Abbiamo fatto un po' come la borsa per un lungo periodo, troppi alti e bassi. Adesso dobbiamo cominciare a dare un pochino di continuità, sapendo che è un campionato difficile, sapendo che in questo momento è un periodo particolare, perché gennaio c'è aperta la finestra di mercato che può dare o togliere qualcosina alle squadre. Noi dobbiamo essere bravi invece da queste situazioni a prendere aspetti solo positivi. Senti, i fari puntati su Berardi in settimana, che effetto ti hanno fatto? Ma fa piacere, giusto, non solo per Berardi ma anche per Sassuolo in generale, per tutta quanta la gente che ha creduto in questo ragazzo, è grande soddisfazione. Però nel calcio è più facile arrivare che rimanere. Questo significa che il ragazzo deve dare adesso continuità a quello che sta facendo. È ovvio che tutti quanti ci auguriamo che magari faccia 4 gol ogni domenica. Non è così, sapendo che è stata una serata particolare, una serata bellissima per tutti quanti, ma questa ci deve solo insegnare a dare seguito e dare forza e consapevolezza dei mezzi sia a Berardi ma anche alla squadra. Fine agosto a Torino, esordio assoluto in Serie A per il Sassuolo, ci fu un po' di emozione, ora è passata quella, insomma, quel periodo, siete consapevoli della vostra forza, domani appunto la squadra granata. È durata per 4 partite l'emozione, non solo per una. Per quello adesso che abbiamo sbattuto anche i denti contro una realtà forte, importante, ci è servita di lezione, sapendo di affrontare una squadra che ha nel contropiede le sue armi migliori. Consapevoli di questo, dobbiamo essere bravi a cercare ovviamente di fare la partita come la nostra mentalità, ma anche concedere meno possibile agli avversari. Comina, sei tornato all'antica tatticamente, resterai così domani? Non lo so, come gli altri vogliono sapere come gioco io non do vantaggi agli altri. Dico solo che questa squadra è riuscita ad acquisire tanti modi di giocare, ma al di là della tattica, perché poi parliamo sempre di moduli, io penso che l'aspetto che risalti di più è la prestazione della squadra, dal punto di vista emotivo, di corsa, di voglia, e anche i dati scientifici lo dicono. Col Torino parte un trittico decisivo e c'è da riscattare gli 0 punti fatti nelle prime 3 giornate del campionato con Livorno, Verona, appunto Torino. Nel Torino, tra l'altro, c'è Immobile che hanno già fatto male. È giusto guardare anche in avanti, ma adesso la cosa più importante è il Torino. E dico che bisogna un po' invertire il trend che c'è stato all'inizio del campionato, cercando di portare a casa punti importanti. Sono partite delicatissime contro squadre che... Il Torino per me è una squadra che ha dimostrato di avere qualcosa in più delle altre che si stanno lottando per la salvezza. È ovvio che è una partita delicatissima. Partiamo da questa, cercando di fare il nostro meglio e cercando di puntare, come sempre, ai 3 punti.